Centro Suono 101.3. Lo diciamo sempre, gli anni volano. Sì. Era il 2004 quando conquistava lo scettro di Miss Italia e allora con lei oggi festeggiamo questi 10 anni di carriera e per farlo ci ha regalato una bella sorpresa. Sì, sì, l'hai detto, gli anni volano. In realtà sembra che per lei il tempo si sia fermato. Sì, no? È sempre bella. 1,84 m di bellezza, sensualità, simpatia e la sorpresa, come dici tu, è questo libro, Di notte contavo le stelle, il suo primo romanzo, e lei è Cristina Chiabotto. Ben trovata, ciao Cristina. Ciao a tutti e due, grazie. Allora, Cristina, abbiamo detto 10 anni di carriera, 10 anni di successi, sì, tra TV e radio, ti abbiamo ascoltato, ora in libreria con un romanzo. Allora, da spettatori, insomma, una vita da favola, ma è questa la vita che sognavi o eri proiettata verso altre cose? Ma in realtà io mi aspettavo tutta un'altra cosa, diciamo che non è che proprio volessi fare questo nella vita, non ci pensavo più di tanto, poi inaspettatamente è arrivato questo sogno all'improvviso che ha cambiato e ha stravolto tutto il mio percorso e devo dire che è iniziata proprio una bella favola e ancora oggi la favola continua. E ecco, appunto, abbiamo detto TV, radio. Cristina, come arriva alla scrittura? Allora, cioè, come nasce questo desiderio di scrivere questo libro? Ma io volevo celebrare semplicemente i miei 10 anni da favola, perché era il 19 settembre 2004 quando la mia vita appunto è cambiata all'improvviso, quindi sono 10 anni, il 18 è uscito il libro Di notte contavo le stelle in versione romanzo, perché ho pensato un'autobiografia a 28 anni forse è un po' troppo, non sono neanche Jim Morrison, e allora ho detto senti, facciamolo in maniera rivisitata in versione romanzo, quindi cambiando tutti i nomi, cambiando un po' tutto, però alla fine si capisce che le tappe della mia vita sono quelle. Sei tu, ora ne parliamo. E allora tra poco sfogliamo Di notte contavo le stelle, Cristina Chiabotto su Centrosuono. Centrosuono 101.3. Su Centrosuono con Cristina Chiabotto sfogliamo le pagine del suo primo romanzo Di notte contavo le stelle, edito da Rizzoli. Ecco, allora, il libro, svegliamo un po' di trama, no? Racconta la storia di questa ragazza che vive in provincia di Torino. La sua vita cambia dopo aver vinto un concorso di bellezza. L'abbiamo detta un po' la tua storia. Allora, cosa hanno in comune Clara e Cristina? Quali sono i punti che troviamo? Sicuramente c'è stato un inizio forte, una porta di accesso importante, quindi questo concorso di bellezza che è stato veramente il punto che ha fatto cambiare tutto. Diciamo che prima di questo momento importante, che poi nel mio caso è avvenuto nel 2004, purtroppo Clara vive un momento brutto, una tragedia, si parla della sua famiglia, si parla anche comunque delle proprie debolezze, quindi diciamo anche una favola che arriva quasi a portare luce, no? Ad illuminare un cammino segnato purtroppo dalla perdita di un cugino caro. E poi arrivare fino ad un amore inatteso, quindi i primi amori, poi un po' di crisi, il momento anche di vendicativo, diciamo che ci sono molti punti in comune. Ho voluto ripercorrere gli elementi importanti che volevo far arrivare, il valore della famiglia, dell'amicizia e dell'amore, con tanta luce, un po' anche come se fosse un sogno in cui ognuno di noi può immedesimarsi, anche solo in una riga, no? E quindi creare la propria favola. E dobbiamo dire che leggendolo, insomma, arrivano questi valori. Cristina, per noi spettatori quello dello spettacolo è un mondo dorato, no? Tu hai vinto giovanissima e quindi giovanissima sei uscita fuori di casa, come succede anche a Clara. Ma è tutto rose e fiori o ci sono delle difficoltà da affrontare? Ti dico, diciamo che le vere difficoltà nella vita secondo me sono altre, ok? Noi siamo persone molto fortunate e bisogna sapersela giocare anche questa fortuna, non è detto che però sia tutto scontato e così roseo come si vede al di fuori, soprattutto non siamo alieni, quindi siamo persone normalissime, abbiamo anche noi i nostri difetti, almeno io parlo per me e cerco di arrivare in maniera normale. Oggi purtroppo secondo me la normalità si è un po' capovolta, è diventata anormalità. Diciamo che in questo ambiente c'è l'aspetto bello, ma c'è anche l'aspetto brutto come in tutto. Ecco, appunto, visto che parliamo proprio di questo ambiente, paradossalmente la bellezza può essere una difficoltà in più, cioè bisogna dimostrare sempre qualcosa in più degli altri, può succedere? Ma può essere un bel biglietto da visita, però sì, devi dimostrare di più, anche perché spesso la bellezza magari viene affiancata a un tipo di persona magari che si basa solo sull'apparenza, sull'aspetto fisico, invece non è detto, cioè possono secondo me camminare a pari passo. Assolutamente, ormai no, ci sono tante di voi che lo dimostrano. E allora Cristina, tu hai fatto tanta radio, sei una professionista, allora dì ai nostri ascoltatori di rimanere qui perché tra poco siamo ancora con te. Vai! Certo, rimanete con noi, mi raccomando, sempre su Centrosuono. Centrosuono 101.3.
Centrosuono Massimiliano e Antonio con Cristina Chiabotto e il suo Di notte contavo le stelle. Sì, bravo, lei di notte contava le stelle. Ora ti confido questo, Cristina. Abbiamo passato una notte intera a contare i tuoi follower su Twitter, che sono tantissimi. Abbiamo contato fino a 405.000. Non so se nell'arco di queste ore siano aumentati, quindi di sicuro. Senti, che rapporto hai allora con i social, con Twitter, non lo so, con Facebook? Sì, guarda, io non sono mai stata proprio dipendente. Ho capito che con questo lavoro comunque serve anche quello. Io amo tanto comunicare, quindi sono al passo con i tempi e mi piace comunicare anche tramite i social network, soprattutto per comunicare non solo una foto, magari anche quello che stai per fare, che stai vivendo in questo momento. Mi piace molto il contatto, ecco, la differenza di Twitter forse è proprio questo, il contatto diretto con la gente, pochi caratteri per esprimere veramente ciò che senti. È impossibile rispondere a tutti, immagino, no? Però no, infatti io chiedo scusa perché non riesco ad arrivare proprio a tutti, però già il fatto di essere seguita e magari di sentirti vicino, no, a tutti loro, per me va bene, credo sia un segno positivissimo. Cristina, nel libro ci dici quanto è importante nella vita fare delle scelte, no? Clara dovrà scegliere tra amore e carriera, sì. E per sapere cosa sceglierà, ovviamente, secondo me, dovrete leggere andate il libro. In libreria, certo. Questo è l'invito che vi facciamo. Bravi! Noi volevamo chiedere a te come fai le tue scelte, cioè sei più di pancia o di testa? Allora, io di carattere sono un po' tutte e due, nel senso che la mia scelta arriva molto anche nel libro questo, perché anche Clara è così, cioè apro gli occhi e scelgo, io arrivo quindi spesso di pancia a scegliere all'improvviso, quando veramente qualcosa da dentro in maniera viscerale esce fuori, si fa sentire, però sono anche una della Vergine, come sapete quelle della Vergine sono molto razionali anche, quindi hai una testa che tende comunque a farsi condizionare o a esserci, quindi sono un mi piace l'equilibrio tra le due, cerco sempre di mantenermi sempre così, un po' da tutte e due le parti. E allora si parla di scelte, tra poco Cristina ti mettiamo noi davanti a delle scelte col nostro botta e risposta, rimanete su Centrosuono. Centrosuono, 101.3. Su Centrosuono è arrivato il fatidico momento del botta e risposta, stavolta tocca a Cristina Chiabotto. E allora la domanda nasce spontanea, Cristina, sei pronta per il nostro botta e risposta? Sì, per forza. Film preferito? Film preferito, Notting Hill. Libro sul comodino? Uno dei tanti di Fabio Volo. Canzone preferita? Ce ne sono diverse, cavoli, botte risposta mi state fregando, Vabbè, facciamo Nastro Rosa di Battisti, perché è stata una delle canzoni di Miss Italia che intonavamo con tutte le ragazze. Capo d'abbigliamento preferito? Jeans. Accessorio preferito? Scarpe. La prima dichiarazione d'amore? Chi se la ricorda? Sto invecchiando, 28 anni, cioè mi sto avvicinando ai 30, vabbè. Me ne ricordo una ai tempi della scuola, al liceo, però sinceramente non mi ricordo chi, è grave questo. Sarà molto felice questa persona che saluto. Gli abbiamo detto che saremmo stati impertinenti, quindi la prima volta. No, non ve la dico, scusa, anche perché Clara nel libro si fa sentire a proposito, quindi lascio Clara in questa risposta. Brava. Allora, il tuo miglior pregio, Cristina? Credo la solarità. Il tuo peggior difetto? La luce più lunga al mondo. In un certo senso ci hai già risposto, Facebook o Twitter? Twitter. Nel tuo frigorifero non manca mai cosa? La birra artigianale, perché dopo 9 anni di acqua mi sono data gli alcolici, senza eccedere però, Scusami, la battuta ci sta, e entrambe fanno fare tanta tin tin. E allora, sì, per chiudetevi in bagno, bravo. Per chiudere, Cristina, un tuo motto, una frase che ti rappresenta. Un sorriso al giorno fa bene, cioè nel senso che comunque credo che sia importante sorridere sempre, è un motto che appartiene molto al mio carattere e alla mia personalità. Centrosuono 101.3. Un weekend che parte ricco di tanta bellezza e di sogni grazie a Cristina Chiabotto, ospite di Centrosuono, bella, sorridente e io direi sempre glam. Sempre glam, infatti, bravo. Dopo Tacco 12 si nasce, arriva sulla 5, è arrivato un nuovo programma. Si chiama So Glam So You. Quindi sei in pratica, sì, se non sbagliamo, alla ricerca di nuovi protagonisti dello stile.
Sì, bravissimo. Praticamente le protagoniste sono le donne, quindi con video, selfie, loro possono continuare a mandarci le loro acconciature, le loro nails art più glam, e verranno giudicate, come avete già visto al mio fianco, da una fashion blogger che sarà pronta a dare i giusti consigli. Ma ci saranno anche tante rubriche di approfondimento molto interessanti in questo studio, tutto al digitale, super innovativo. E allora io direi doppio appuntamento con Cristina Chiabotto in libreria con Di Notte con Tavole Stelle, Rizzoli Editore. Certo, e in TV, l'abbiamo detto, So Glam So You, quindi doppio appuntamento imperdibile. E grazie a Cristina per essere stata con noi oggi a Centrosuono. Grazie a voi due, grazie per l'invito, un abbraccio a tutti. Centrosuono 101.3.